flotta degli autobus a CTV, le pedane per far salire i disabili non funzionano. Il governo spenda per le coppie che non fanno figli perché non sanno come mantenerli. Questo è inutile, è il commento del governatore Zaio su Fertility Day. Adottare un pezzo di territorio terremotato prendendosi carico di tutte le sue necessità è la proposta della Regione Veneto al tavolo nazionale sull'emergenza. 80 milioni dal governo per affrontare l'emergenza PFAS nelle acque di gran parte del territorio regionale. Esulta il Movimento 5 Stelle in regione. I carabinieri hanno arrestato a Mira un pericoloso latitante che era stato condannato nel suo paese per violenza nei confronti di una minorenne. Grande festa a Jesolo che ha dedicato un tratto di lungomare ai Pooh per i loro 50 anni di carriera. Taglio del nastro col sindaco Zoggia. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. L'avete sentito anche dai nostri titoli. In apertura la denuncia di un cittadino disabile per quanto riguarda le pedane sugli autobus a CTV. Già 3 volte l'hanno dovuto lasciare a terra. Su gran parte della flotta degli autobus a CTV le pedane per far salire i disabili non funzionano, col risultato che chi aspetta il mezzo sulla sua carrozzina si vede spesso lasciato a terra. A denunciarlo è Maurizio Biasutti, cittadino di Spinea, esasperato dopo l'ennesima mattina persa in attesa di un bus in grado di portarlo a destinazione. Sia alla mattina sia al rientro verso le 11 ho dovuto rimanere fermo e bloccato nella strada perché dalle 11 alle 14 circa gli autobus continuavano a provenire tutti con le pedane rotte. Stanco di questa situazione, Biasutti ha chiamato la polizia municipale che ha verificato la veridicità del suo racconto. Non si tratta di qualche sporadico malfunzionamento che può sempre capitare, si arrabbia il disabile, ma di un problema continuo che ho fatto presente molte volte all'azienda ricevendo in risposta solo tante scuse e una pacca sulla spalla. Ci sono tutti i presupposti per una denuncia, non appena avrò la copia degli accessi agli atti dell'intervento del sopralluogo di questo comando, farò una denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio, interruzione di pubblica utilità e a danno di un incapace. Ho anche chiesto da CTV perché i mezzi non vengono controllati prima della partenza, spiega Biasutti, o perché queste situazioni non vengano segnalate all'azienda appena si verificano. Mi hanno risposto che attivare un servizio di questo tipo costerebbe troppo. Cosa ci vuole per l'autista segnalare alla sede competente, all'ufficio ispettivo e dire guardate che ho per terra un disabile e la mia pedana non funzionava? Punto di domanda. Perché poi arriva un successivo mezzo, il terzo mezzo, il quarto mezzo senza la pedana che funzioni? Punto di domanda. Molti altri nella mia stessa situazione sono stanchi di veder sistematicamente violati i propri diritti, conclude il disabile. Non ci resta che rivolgerci all'autorità giudiziaria. Quando tu metti in moto un autobus ed è un servizio al pubblico, come ci sale un cittadino normale, deve salirci anche un diversamente abile. Un'iniziativa inutile, soldi spesi male per promuovere le nascite. Il governo aiuti le tante coppie che vorrebbero un figlio e non lo concepiscono perché non sanno come potranno mantenerlo, mandarlo all'asilo, istruirlo. Con queste parole il presidente Zaia boccia senza appello il Fertility Day. Se il problema del ministro Lorenzin è quello di avere più nascite, aggiunge Zaia, deve rendersi conto che ci si trova di fronte a 3 categorie di coppie: quelle che per scelta non vogliono figli, quelli che li vorrebbero ma non possono per motivi clinici, quelle che li desiderano ma non li mettono al mondo perché non hanno soldi sufficienti per garantire loro un futuro dignitoso. Si finanzino adeguatamente le politiche di sostegno alle giovani coppie con figli, continua Zaia, si contribuisca come si deve al funzionamento degli asili nido, si abbassino i costi della scuola di ogni genere e grado, si renda compatibile con le esigenze di un figlio il lavoro dei genitori. In Veneto, ad esempio, lo fanno in proprio meritevolmente grandi aziende dell'occhialeria, lo dovrebbe fare lo Stato e per tutta l'Italia. Torniamo a parlare di terremoto. Oggi ci concentriamo sulla provincia di Venezia. Abbiamo chiesto ad un esperto quali i rischi. Sentiamo. Questa videata mostra la situazione della mappa di pericolosità sismica su tutto il territorio nazionale. Come si vede, siamo in realtà circondati da zone a più elevata pericolosità sismica, mentre se andiamo nel dettaglio, come si diceva poco fa, la parte che riguarda l'ex provincia di Venezia ricade in zone di pericolosità medio-basse. Dunque la provincia di Venezia è a rischio medio-basso per quanto riguarda i terremoti. In un range che va da 1 molto alto a 4 molto basso si trova infatti tra il 3 e il 4. L'effetto più
importante può provenire da sismi che avvengono nei territori circostanti. Come nel caso del terremoto che ha colpito l'Emilia o il Friuli Venezia Giulia, di cui anche il Veneto ha in qualche modo risentito. Ma c'è qualcosa che si potrebbe fare a livello preventivo? Prevedere un sisma, lo dicono persone più competenti di me, non è ancora possibile. È possibile ovviamente prepararsi ad un sisma. Si fa con la conoscenza del territorio, cosa che anche in provincia di Venezia è stata fatta con una serie di studi. Si fa anche agendo sugli edifici, ovviamente in ragione di alcune priorità, che nel caso del territorio della provincia di Venezia, della città metropolitana, essendo appunto a rischio medio-basso, tra il 3 e il 4, sono relativi a edifici strategici o ad alto affollamento, processo che è in corso effettivamente, quindi siamo in una situazione positiva da questo punto di vista. Adottare un pezzo di territorio terremotato prendendosi carico di tutte le sue necessità. Questa è la proposta della Regione Veneto al tavolo nazionale sull'emergenza. All'incontro romano sull'emergenza sisma in Italia centrale, la proposta della Regione Veneto al neocommissario Errani. Siccome in questo momento ci sono tutta una serie di esigenze che sono variegate da un posto all'altro, io ho detto forse per rendere più semplice, più agevole, più efficace la risposta da parte delle regioni che sono disponibili a collaborare, dividiamo il territorio colpito in aree, assegniamo ogni area a una regione e poi la regione interviene. Adottare un pezzo di territorio terremotato, dunque, prendendosi interamente in carico tutta una serie di attività, dai bisogni primari di cibo e posti letto al supporto psicologico, dalle farmacie mobili ai sopralluoghi dei tecnici per verificare l'agibilità degli edifici e il tipo di interventi richiesti. È chiaro che poi dipende anche da quali sono le esigenze particolari di quel territorio, ovviamente tutto questo sotto il coordinamento del commissario da un lato e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, quindi questo vale per tutti gli aspetti dove dovessimo incontrare delle difficoltà o dove potremmo anche dare supporto ad altri soggetti qualora non siano in grado di far fronte alle problematiche che ci sono nei territori a loro assegnati. E siamo al quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi questa settimana che riguarda il rischio sismico che potrebbe correre anche la nostra regione. Potete intervenire attraverso un sms al 340 3218770, se preferite scrivendo un'email a venezia@reteveneta.it. 80 milioni in arrivo dal governo per affrontare l'emergenza FAS nelle acque di gran parte del territorio regionale. Esulta il Movimento 5 Stelle in regione. Siamo stati i primi a denunciare questo problema, sostengono, e i fatti ci hanno dato ragione. Sentiamo. Il governo ha promesso 80 milioni di euro per risolvere il problema FAS. Da una parte siamo contenti che ci sia un impegno, ma dall'altra parte vogliamo che queste da promesse diventino realtà, perché bisogna risolvere immediatamente questo problema che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo aiutato e spinto fortemente per portare alla ribalta locale e nazionale. Quello dei FAS, sostiene il consigliere regionale a 5 Stelle Jacopo Berti, è un problema di cui non si parlava prima del nostro arrivo. Qualcuno aveva provato a sollevarlo, ma veniva schiacciato dai poteri forti che difendono gli interessi delle aziende anziché quelli dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha saputo evidenziare il problema e portare le prove del danno che queste sostanze tossiche nell'acqua provocano alla nostra salute. La regione negava, faceva muro, ci dava degli allarmisti. Allora ci siamo rivolti ai cittadini per fare pressione alle istituzioni centrali, all'Istituto Superiore di Sanità e ai ministri. Oggi l'annuncio del governo chiude almeno una questione. Non siamo allarmisti, ma semplicemente realisti. Ora il Movimento 5 Stelle, conclude Berti, vigilerà sull'effettivo stanziamento e utilizzo dei fondi. Questi però sono soldi dei contribuenti e noi invece vogliamo che chi inquina paga. La legge è molto chiara su questo e ad oggi la Miteni è l'azienda che è accusata di aver sversato questi veleni e quindi noi vogliamo che venga applicata la legge e che chi ha inquinato debba pagare e che non debba essere la collettività. E torniamo a parlare di degrado, soprattutto di inciviltà a Venezia. L'abbiamo fatto a lungo anche nelle scorse settimane, visto che sembra che quest'estate sia stato raggiunto davvero l'apice. Questo è l'ennesimo video che è stato pubblicato sul web, girato da un cittadino. Una persona, probabilmente un turista, si è tuffato per fare il bagno e poi tra l'altro non era più in grado di risalire, cercavano anche di aiutarlo. Insomma, sembra che tanti turisti non riescano proprio a capire che non si può fare il bagno in laguna, nel Canal Grande. Eccolo qui, stiamo vedendo, sta anche cercando di rialzarsi, era proprio attrezzatissimo anche con il costume,
Ed è l'ennesimo episodio, probabilmente gli appelli dei cittadini stanno continuando, soprattutto alla politica, all'amministrazione comunale, perché insomma si intervenga, si faccia qualcosa, perché quest'estate questo tipo di episodi hanno raggiunto davvero l'apice. Andiamo ora a Mira, è stato arrestato un pericoloso latitante. Mira. Blitz dei carabinieri all'alba per arrestare un 28enne moldavo, latitante condannato dalle autorità del suo paese per violenza sessuale su una minorenne nel 2009. La pena da scontare è di 5 anni di carcere. Di recente ai carabinieri del nucleo investigativo di Venezia era arrivata una segnalazione dal Servizio di Cooperazione Internazionale circa la possibile presenza in Italia del ricercato. Sono scattate le indagini finché l'attenzione si è concentrata su un piccolo gruppo di moldavi residenti a Mira, fino ad arrivare al pericoloso latitante. L'ipotesi più accreditata è che sia arrivato negli ultimi giorni in terra lagunare. Un'altra persona è morta sulla spiaggia. Cavallino. Ennesima tragedia in spiaggia. Un'anziana turista austriaca di 73 anni ha perso la vita per un malore mentre si trovava nell'acqua bassa in località Cadivalle. I primi ad intervenire sono stati i bagnini che hanno preso la signora portandola all'asciutto, ma la situazione era critica. Sul posto i sanitari del 118 hanno fatto atterrare anche l'elicottero del SUEM, ma per l'anziana ormai non c'era più nulla da fare. Andiamo a Marghera, dove è stato trovato e arrestato lo spacciatore che sceglieva sempre i parchi come luoghi. Marghera. La polizia ha arrestato un pusher attivo nelle piazze di spaccio Mestrine. È stato bloccato nell'edificio in cui si nascondeva. Si tratta di un 34enne del Gambia, destinatario di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla magistratura veneziana, con cui è stata inflitta una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti. Il 34enne agiva nei parchi, specie al Bisuola. Un infermiere di Milano che è stato colpito da un ictus è stato salvato dai colleghi e li ha voluti ringraziare così. Milano. Medici e addetti sanitari hanno salvato la vita in extremis ad un loro collega, un infermiere milanese di 48 anni del pronto soccorso di Dolo, sposato con un'infermiera. Un mese fa, svegliandosi, si è accorto di non riuscire più a parlare né a muoversi. Poco dopo è svenuto, era stato colpito da un ictus alla carotide. Gli specialisti hanno capito subito di che cosa si trattava. Terminato l'intervento, il 48enne ha ricominciato a parlare e a muovere gli arti. Ora è praticamente guarito e ha scritto una lettera di ringraziamento a tutti i colleghi. Andiamo a Jesolo, dove ieri sera c'è stata una grande festa per la cerimonia di intitolazione di un tratto di lungomare a Ipu. 50 anni e non sentirli, 50 anni di carriera insieme, ma anche di una profonda amicizia che lega uno dei più grandi gruppi musicali italiani, Ipu. E per l'occasione la città di Jesolo ha deciso di dedicare loro un tratto di lungomare, per la prima volta ad un'intera band e non ad una singola persona. Credo di essere arrivati a questo traguardo sia straordinario, e vedere poi che c'è una strada intestata addirittura a Ipu è una bellissima emozione. La cerimonia di intitolazione si è svolta nel tratto di Arenile, noto come spiaggia di Nemo, la spiaggia accessibile a tutti. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Riccardo Fogli, 5 componenti della band, hanno tagliato il nastro insieme al sindaco Zoggia. Un bel modo per festeggiare i 50 anni, sempre con umiltà. È un traguardo comunque straordinario, perché 50 anni e essere arrivati fin qui così in salute, come si dice, è sicuramente una grandissima cosa. Un segreto solo probabilmente non c'è, una serie di coincidenze assolutamente fortunate, magicamente, che si sono incastrate insieme, un po' di talento, molta fortuna, un pubblico straordinario. Vi ricordo questa sera alle 21.05 l'appuntamento con Focus, i veneti schiacciati dalla crisi, in studio col direttore Luigi Bacialli, Mirella Tuzzato, ci saranno tanti ospiti e le storie di questa sera, ancora le novità sul Banco Solidale, la consegna dell'assegno della settimana. Come sempre potrete intervenire inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata, arrivederci.